Bentornati alla quinta rubrica di Lirica, Classica e Danza. Il viaggio di questa puntata può cominciare. E questa settimana si parte da Novara. La Cina del lavoro, non la Cina del potere. La Pechino della gente comune, non la città proibita. Non c'è oro nella Turandot, andata in scena al Teatro Coccia a Novara. La regia di Mercedes Martini, le scene e le luci di Angelo Linzalata, i costumi di Elena Bianchini tratteggiano volutamente una Cina semplice, tutt'altro che imperiale. Protagonisti, il soprano Maria Billeri, chiamata a sostituire Daniela De Sin, disposta, il tenore Walter Fraccaro nel ruolo di Calaf, Francesca Sassu come la giovane schiava innamorata, la tenera Liu, sul podio Matteo Beltrami a dirigere l'orchestra filarmonica pucciniana. La Turandot è una Turandot dei poveri, è una principessa dei poveri, di un popolo di lavoratori. Turandot è una donna fredda perché chiusa in un trauma probabilmente subito, ma è una freddezza solamente apparente. Sfoga nell'uccisione degli eventuali pretendenti che vengono a lei. E la vocalità è di conseguenza una vocalità impossibile. Perché si contrappone probabilmente a quella di Ryu, che è l'antagonista dolcissima. Il principe straniero che invece poi Turandot deciderà di sposare alla fine. Uno sgelo. Ed ora